questo è il nostro padiglione, luogo fisico. Il vero padiglione però della Lombardia non è questo, il vero padiglione della Lombardia è la Lombardia. Noi come regione abbiamo investito oltre 12 milioni per una serie di iniziative su tutto il territorio lombardo per incrementare il turismo. Expo deve avere questa ricaduta positiva sulla Lombardia. I 20 milioni di visitatori che vengono in questi 6 mesi voglio che si innamorino della regione e che tornino almeno nei 6 anni successivi. Qui ci sarà la regia di tutte queste iniziative che sono già partite e dureranno 6 mesi in tutte le piazze. Expo è uno straordinario luogo di incontro, non di scontro, e che noi lo viviamo tutti così, gli scontri sono già stati messi da parte. Ha vinto senza ombra di dubbio a Milano e in Lombardia la voglia di rendere questo un luogo di incontro e di apertura al mondo. Siamo qui all'incrocio fra il Cardo e il Decumano. Non c'è un luogo che simboleggia di più l'apertura al mondo di questo. E la Lombardia è aperta al mondo perché ha una forte identità. La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia, come sapete. Ci manca solo una cosa, il mare. Cercheremo di provvedere.